Benissimo, siamo live sulla pagina di Maristanis e anche sulla pagina di Mezzi Foundation. Benvenuti a tutti, buon pomeriggio e buona domenica. Io sono Giulia Remita, collaboratrice di Mezzi Foundation, una fondazione basata a Cagliari che si occupa della tutela degli ecosistemi marino e costieri. All'interno del progetto Maristanis, che vede tra l'altro, da poco 11 comuni più vari altri enti impegnati nella gestione e tutela delle zone umide. Tra l'altro, scusate, tra l'altro, proprio 2 giorni fa è stato firmato e sottoscritto il contratto delle zone umido costiere marine dell'Oristanese, che porta questi comuni a un impegno nei confronti del loro territorio verso la tutela, ma anche verso lo sviluppo sostenibile. Sono con me gli amici della LIPU, Gabriele Pinna, portavoce delegato di Oristano, ben arrivato, in collegamento da Oristano, insomma, da casa. Poi aspetta che c'è il microfono mutato. Aspetta, prego. Poi in collegamento. Ciao Gabriele. Ciao, Sei quale da? Gabriele? Diciamo Gabriele Pinna, Gabriele Smith. Gabriele Pinna da Oristano, giusto? Sì. Nei pressi. Poi abbiamo in collegamento dall'area di Corusiteri, quindi dallo stagno di San Giovanni, la collega Maria Pala della Fondazione Mezzi, guida escursionistica ambientale. Ciao Maria. Buonasera a tutti, ciao. Insieme a Gabriele Espis, rappresentante Sardegna dell'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani. Buonasera a Ciao. tutti. E grazie davvero per questo appuntamento che fino all'ultimo abbiamo tenuto in forza perché le condizioni climatiche, le restrizioni, le limitazioni, insomma tutto avverso, però alla fine abbiamo deciso comunque di farlo, soprattutto per farvi vedere questi stagni proprio da dentro, da chi li conosce molto bene, e raccontarveli. Io devo tenere la voce bassa perché non dobbiamo disturbare l'avifauna che qui è presente e che speriamo insomma di vedere assieme ai nostri ospiti. Passo la parola a te. Sì. Audio on, perfetto. Raccontaci, dove Esatto. siamo? Corusiteri, da cosa è formato, quali sono le caratteristiche? Allora, eccoci qua. Qua stiamo allo stagno di San Giovanni, che fa parte dell'area Ramsar denominata Corusiteri San Giovanni Marcedì, ricomprende quindi 3 zone umide. Allora, andiamoci. Nel frattempo ci guardiamo intorno. Allora, io volevo raccontarvi un po' anche questa diretta per chi non avesse seguito le precedenti e per chi poi seguirà le prossime. Fa parte di una serie di eventi che sono organizzati dalla Fondazione Mezzi nell'ambito del progetto Maristanis ormai da 4 anni, il progetto è arrivato al quarto anno, e sono fatti per celebrare la giornata internazionale delle zone umide, che è il 2 febbraio e ricorda la firma della Convenzione di Ramsar, di cui siamo arrivati al 50° anno, e speriamo poi di vedere anche il saluto di Tobias che approfondirà. E il progetto Maristanis è nato proprio perché in Sardegna ci sono, come diceva Giulia, 8 aree Ramsar e 6 sono concentrate tutte nel Golfo di Oristano, a partire da Nord, San Vero Milis, e lo stagno di Sale Porcus, dove siamo stati ieri, e passando poi per lo stagno di Cabras, stagno di Mistras, Pauli Maiori, lo stagno di Senarrubia, e ad arrivare poi all'area Ramsar più a sud, che è quella dove ci troviamo adesso. Allora, dovremmo avere l'inquadramento di un Martin Pescatore. Se riusciamo a farvelo vedere, vediamo un attimo. È uno tra gli uccelli più colorati. È difficile da vedere perché è velocissimo quando si tuffa in acqua a pesca. Vediamo. È
Purtroppo Gabriele no, c'è un riflesso, non riusciamo. È tutto molto complicato. Ci crediamo comunque che c'è. Probabilmente va usata la telecamera del cellulare, però noi non vogliamo disturbare. Forse lo vediamo lì lontano, però non ti preoccupare. Ok. Non è facile. Tra l'altro, allora eccoci. Rifissiamo il cellulare. Stabilizzatore. Oh. No. D'accordo, allora questa è un'area dove, come vi abbiamo detto già da qualche giorno fa, noi speriamo di vedere il pollo sultano. Perché qua è un'area dove ci sono diverse coppie. Inizialmente dovevamo trovarci nella zona dello stagno di Sale Porpus e quindi andare a vedere le gru, di cui poi ci parlerà Gabriele Pinna. E poi abbiamo deciso invece di portarvi qua, alla ricerca del pollo sultano, che forse molti di voi non sanno che fa parte della stessa famiglia, dello stesso ordine, dei Gruiformes, nonostante siano molto diversi. Non so Giulia se... Sì. Intanto... la parola e poi noi vi richiamiamo se riusciamo. Sì, tranquillo. Beh, non è semplice, stiamo facendo una cosa molto difficile che ha le sue complessità e chiaramente poi dobbiamo tenere anche la voce bassa, quindi... Allora, ci troviamo nella zona Ramsar, Corrusitri, San Giovanni, Marcedì. L'ambiente in particolare in cui si trovano Maria e Gabriele è la parte più interna di questo sito. È quella che raccoglie alcuni fiumi e quindi è una zona di acqua dolce con una vegetazione particolare, infatti l'abbiamo vista soprattutto a Fragmiteto, il Cannetto, e poi si vede spuntare anche qualche tiffa. Questi sono gli ambienti tipici dei rallidi, quindi si possono osservare il porciglione, il raro pollo sultano, e poi c'è anche la presenza alle diverse altezze di specie di passeriformi, soprattutto nel periodo di nidificazione. Adesso, nel periodo invernale, quindi delle specie svernanti, possiamo vedere anatre di diverso tipo. A volte abbiamo osservato anche la canapiglia, possiamo osservare diversi ardeidi come l'arone bianco, la garzetta. Invece, se ci spostiamo più verso il mare, nel sito di Corrusitri, allora lì troviamo una situazione di tipo diversa per tutte le zone Ramsar, eccole qua, di individuare, adesso lo vediamo, quali erano le specie simbolo. Quindi è citato Chiurlo Maggiore. Adesso tu vedi la mia schermata? Sì, la scherma comune nidificante, sì. Con una buona presenza di molte decine di coppie, il gabbiano comune con un centinaio di coppie e poi il fenicottero che proprio in questo periodo, io frequento per ragioni di censimenti invernali questo sito che è stato affidato proprio a me, e ci sono presenti anche 500-600 fenicotteri. Tra l'altro raccontavamo prima che il fenicottero diciamo non è una specie autoctona sarda, è arrivato solo negli ultimi 30 anni, però era già presente tempo fa. Nidifica dal 1993, però in precedenza la Sardegna costituiva una tappa della migrazione tra la Camargue e il Maghreb, cioè l'Africa. Nidificava principalmente alle foci del Rodano e quindi aveva due rotte principali, una che era quella dalla penisola iberica verso l'Africa e una che invece faceva la Sardegna, faceva da ponte, e quindi dalla Camargue negli stagni di Oristano, ma direi in particolare quello di Sale Porpus quando
così il livello delle acque lo consentiva, e poi abbiamo osservato con la lettura degli anelli che in alcuni periodi di siccità del Sinis le soste erano molto brevi e quindi si spostavano verso l'Africa, dove trovavano condizioni migliori. Però è anche accaduto che un anno, adesso non ricordo esattamente quale, però la siccità negli shots della Tunisia fosse più grave che non quella della penisola del Sinis. E quindi abbiamo visto addirittura alcuni esemplari inanellati tornare indietro per poi trasferirsi ancora più a nord, di nuovo verso la Camargue, dove hanno un territorio vastissimo. E quindi un po' questa era la storia di quando il sito di nidificazione era la Camargue. Ora la situazione è cambiata, perché i fenicotteri nidificano, il sito principale di nidificazione è Molentargius, e poi ci sono due siti sulla penisola italiana, due o tre siti sulla penisola iberica. E quindi da migratori questi uccelli sono diventati nomadi, nel senso che percorrono il Mediterraneo in lungo e in largo, cioè vanno alla ricerca di zone di alimentazione. E se noi nel mare Mediterraneo segniamo tutte le linee dei vari percorsi tracciati dai diversi individui inanellati, sul mare Mediterraneo alla fine abbiamo veramente un groviglio di fili, segno che si spostano molto, e poi è noto che vanno soprattutto alla ricerca dell'acqua, e a volte è veramente un mistero di come riescano ad arrivare, per esempio, a Sale Porcus quando lo stagno viene inondato dall'acqua. Loro arrivano, non è difficile da spiegare come questo fenomeno venga. Intanto, giusto per chi non, insomma, non fa il tuo lavoro, come si fanno a tracciare queste rotte? Che cosa viene fatto? Allora, i fenicotteri o una parte di essi, quando i piccoli hanno pochi mesi, cioè prima dell'involo, prima che volino, vengono inanellati con degli anelli in PVC. Non so se riusciamo a vederlo. Ecco, questo è un anello in PVC che può essere letto verso il basso o verso l'alto, a seconda. E questo ci riporta la sigla proprio dello stagno specifico dell'area? No, riportano delle sigle legate anche alla disponibilità di lettere o di numeri. Per spiegarmi, i primi inanellamenti avvengono nella Camargue nel 1978, quindi erano composti da tre lettere e le iniziali erano A, B, C. Quindi se noi troviamo un fenicottero con un anello, e come ci è capitato, che inizia con A, è molto probabile che sia del 78. E questo ci è accaduto, mi sembra di ricordare che fosse APY. Era un fenicottero inanellato nel 78, e noi l'abbiamo letto qualche anno fa, e quindi aveva l'età di circa 38 anni. Caspita, qual è l'età media? L'età media la possiamo stabilire soltanto da quando sono inanellati. Prima si pensava che l'età media fosse di 30 anni. Adesso invece abbiamo letto diversi anelli che dimostrano che esistono ancora molti individui di età superiore ai 30 anni, anche di 35-36 anni. Cioè, chiaramente non sono tantissimi. Però pensare che un animale apparentemente così fragile, con questo corpo così molto longilineo, fine, anche per certi aspetti abbastanza particolare, con questo becco ricurvo, questo colore rosa, che possa vivere tanto tempo è veramente eccezionale. Mi entusiasmo alla vita dei allora fenicotteri. Io vorrei far vedere delle cose, ma ho paura di bloccarmi, quindi vedo un po', andiamo avanti con la conversazione. Sono molto molto belli, molto eleganti, sono diventati alla fine il simbolo dei nostri stagni, no? In Sardegna, penso anche altre regioni, perché è un animale simbolo molto identitario, no? Il fenicottero, sì, anche molto bello.
Io personalmente vivo a Cagliari, quindi a me capita di vederli d'estate andare da uno stagno all'altro. Di sera volano anche molto basso, sono stupendi. Ogni volta si rimane veramente a bocca aperta perché non te lo aspetti, no? È qualcosa di davvero unico, no? Fa capire come si riesce a vivere anche un po' in sintonia. Sono animali che comunque hanno paura dell'uomo, comunque sono abituati perché poi alla fine sono quelli più comuni, no? Che noi troviamo anche nelle lagune urbane. Come si comportano? Allora, quasi tutti gli animali in presenza dell'uomo tendono ad allontanarsi. Infatti capita spesso sui social di vedere delle orrende foto di fenicotteri di spalle che volano via, che si allontanano. Ecco, quelle foto credo che Gabriele poi condividerà senz'altro con me. Allora, io l'altro giorno, durante un censimento proprio a Corrumanno, ho visto un gruppo di fenicotteri che accennavano una parata nuziale, e quello è uno di quei momenti in cui loro accennano a diminuire le difese. E quindi io avevo impostato la camera con un forte zoom, e addirittura loro sono arrivati verso di me, tanto che ho dovuto mettere la telecamera al minimo, perché praticamente quasi non riuscivo a inquadrarli più. E questo come avviene? Perché noi a volte vediamo anche degli sciagurati che inseguono i fenicotteri con un cellulare, quindi tu avanzi di 10 metri e loro si allontanano di 50, di 100, e quindi assolutamente inutile. Come fotografare gli uccelli? Poi ne potremo parlare anche con Gabriele Espis. Innanzitutto credo che sia fondamentale conoscerli, conoscere i loro comportamenti, capire quando... Ecco, non so se adesso si vede, ma... riesci a vedere lo schermo? Sì, ma non è in movimento. Vedo lo schermo, ma... Questa è una parata nuziale? Quella che abbiamo appena visto è una parata nuziale, e dove si vedono le diverse fasi, che è quella per esempio avete visto del collo dritto con questo spostamento laterale della testa, poi c'è un movimento di apertura delle ali, quello di per esempio riporre la testa all'indietro, insomma sono diverse fasi che fanno parte della parata nuziale. E queste immagini le ho riprese un giorno, mi trovavo a Mistras con Francesco Petretti di Gheo, e siamo rimasti sorpresi perché praticamente avevamo questi fenicotteri, noi eravamo all'interno delle auto, avevamo questi fenicotteri a una distanza media di 5 metri, quindi senza arrecare alcun disturbo. Fossimo scesi, per esempio, dalla macchina, si sarebbero involati immediatamente. Parliamo di come le istruzioni per chi vuole fotografare questi animali lì negli stagni, come approcciarli, insomma, quali sono le regole di base, no? Perché spesso non lo facciamo, quindi non sappiamo esattamente come fare, ci siamo abituati col cellulare a fare scatti ovunque, e qui in realtà siamo in un habitat in cui dobbiamo andare in punta di piedi, no? Quindi esatto. Parleremo di questo a breve. Intanto mi collego con Gabriele Espis, delegato Sardegna per l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani. Ciao Gabriele. Cos'altro abbiamo visto in questo momento? Allora, abbiamo visto un altro Martin Pescatore che ce l'abbiamo praticamente qui di fronte. E Maria sta osservando con i binocoli. Poi sono passate qualche folaga e due bellissimi falchi di palude sopra di noi. Se vi giro un attimo la camera. Purtroppo dal telefono non si può vedere tanto, questa è l'ambientazione.
Siamo anche fortunati perché ha piovuto fino a questa mattina, no? Quindi... Sì, esatto, adesso si sta coprendo nuovamente, quindi il sole tra l'altro è un po' è prevista calato. Pioggia breve. Sì, sì, ce ne accorgiamo perché arrivano i nuvoloni dalla parte ovest della Sardegna, quindi dal Monte Arquento, e quello è il nostro segnale che sta per arrivare il temporale. Però per ora si sta Senti, benissimo. Se dovessimo suggerire una visita in questi stagni, no? Per chi non conosce la zona, fermo restando che queste sono veramente zone selvagge, non sono antropizzate, anche turisticamente ancora non hanno dei percorsi tracciati, quindi è chiaro che conoscendo la zona uno si orienta meglio. Che cosa consiglieresti? Beh, innanzitutto consiglierei possibilmente di avventurarsi stando in macchina, soprattutto perché in alcuni appunti dello stagno, adesso per esempio mi riferisco allo stagno di Marcedì nella zona chiamata Gostigedda, è facile non disturbare stando in macchina fotografando dal finestrino. Stessa cosa si può fare benissimo nello stagno di Sernarruvia, dove anche i fenicotteri, come diceva Gabriele Pinna della Lipu, sono abbastanza vicini alla sponda. Una cosa che si dovrebbe fare innanzitutto non avventurarsi prima, ma conoscere quello che si vorrà fotografare. Quindi se io so per esempio che nel mese di novembre c'è il falco pescatore a Mistras, allora mi recherò a Mistras a fotografare il falco pescatore. Non mi aspetto che ne so di vedere il gufo di palude in quel mese. Quindi la conoscenza delle specie è la prima cosa. E poi avere un'attrezzatura adeguata perché spesso e volentieri si fotografa tutto con il telefonino oppure con una reflex e con un obiettivo abbastanza corto. Questo non va bene perché, come potete capire, anche prima abbiamo cercato di inquadrare un martino con un telescopio, con un cannocchiale, essendo molto piccolo, non si vede granché. Immaginate cosa può essere con un 300 mm o con una 70-200, è praticamente impossibile. In Sardegna la fotografia naturalistica va fatta dal 500 mm in su. Ok, vi è capitato di, anche parlo anche con Gabriele, teniamo i microfoni aperti così riusciamo ad andare più velocemente. Vi è capitato di soccorrere qualcuno che si era avventurato imprudentemente negli stagni e non sapeva, insomma. Guarda, il sottoscritto ti può raccontare che una sera, o meglio una mattina, mentre cercavo di fotografare le gru, sono caduto completamente con la macchina in uno dei rigagnoli di Sale Porcus, perché il fango, come sa bene Gabriele Pinna, della zona si è attaccato alle ruote della macchina, la macchina è scivolata e sono finito in cunetta. Quindi io sono l'esempio lampante di quello che potrebbe succedere quando uno va a fotografare. Ok. Quindi teniamo il consiglio di rimanere a bordo strada, in macchina, fermi e osservare da lì è il E punto di osservazione soprattutto non migliore. rincorrere gli animali perché è una cosa che capita spesso, soprattutto Mistras per esempio, ma anche alle gru. Molti hanno il vizio di inseguire le specie creando un certo stress, quindi un certo livello di stress anche agli animali. Perché questo? Perché si tende generalmente a fare delle foto dove gli animali sono in movimento, però gli animali si muovono anche per i fatti loro senza che l'essere umano interagisca con essi, ecco. Quindi bisogna lasciarli tranquilli e la prima cosa da fare innanzitutto è quella di non disturbare. Noi non dobbiamo essere in più, dobbiamo essere parte dell'ambiente, quindi stare il più mimetizzati possibile, il più nascosti possibile, appunto proprio per non recare altro danno. Già loro devono avere a che fare con i loro predatori, quindi è giusto anche tenerli tranquilli. A proposito di questo, infatti, che cosa è importante tenervi tranquilli anche perché qui si fermano, qui Abbiamo appena sostano. sentito il pollo sultano. No, dai. Sì. Intanto vi faccio vedere una foto se riesco a con. Si sente il rumore?
Tanto lo faccio vedere. Gabriele Pinna, dimmi se lo vedi. No. No? Ok. Ci riprovo. Poi glielo facciamo vedere noi dal telefono. Dimmi un po', se lo vedi? Sì, questo è un bel pollo sultano. Sì. Bene, è una foto di Egidio, Egidio Trainito, vostro collega. Sì. Cosa mi racconti del pollo sultano? Che caratteristiche ha? Una, insomma, diciamo, uno degli animali più rari che si possono trovare in questi stagni o avvistare? Sì, intanto in Italia si possono osservare in alcuni stagni della Sardegna e poi in Sicilia, dove è stato reintrodotto. Perché in Sicilia c'era una piccola popolazione, questo è un racconto abbastanza interessante, che il proprietario di questo piccolo specchio d'acqua, quando si era reso conto dell'importanza di questa specie, li aveva protetti. Però un giorno aveva invitato un amico cacciatore che forse non consapevole del valore di questa specie, in realtà li aveva sparati. E quindi è così che è avvenuta l'estinzione in Sicilia, dove è stato reintrodotto. È un uccello molto bello, ha questa particolarità del piumaggio blu, con questi riflessi iridescenti, il becco e questa placca rossa, le zampe lunghe con le dita molto larghe, che gli consente di camminare sulla vegetazione. E poi è molto spettacolare, per esempio, nella fase di alimentazione, quando con le zampe afferra i germogli più morbidi e se li porta al becco. Cioè, quindi non va a beccarli direttamente, ma utilizza le zampe come uno strumento per alimentarsi. In Sardegna si stima che siano intorno alle 500 coppie. Ci sono alcune zone del territorio risanese dove è ancora, per fortuna, molto abbondante, e sono quelle dove adesso ci sono Gabriele e Maria, con una forte presenza di canetto, dove loro normalmente stanno nascosti ed escono poco, a volte si vedono però sui bordi della vegetazione. Benissimo, 500 specie, in questo caso come i fenicotteri vengono censiti con un anello? Oppure no, il pollo sultano non viene inanellato. Non tutte le specie vengono inanellate, per alcuni è molto difficile e poi alcune non sono oggetto di studio e quindi non vengono inanellati. Mm-hmm. Vengono inanellati molti piccoli uccelli, passeriformi, mm-hmm. Perché vengono catturati con queste reti, diciamo, poco visibili, dove ci vanno a finire in volo e poi e vengono prese tutte le misure, e vengono inanellati e immediatamente rilasciati. Però con questo sistema degli anelli che vi ho mostrato, vengono inanellate diverse specie, e addirittura anche le oche, che recano questo grande anello in PVC nel collo. Quindi sono tutte specie che è possibile censire senza che avvenga la cattura, ma soltanto con potenti cannocchiali, anche a 200-300 metri si riesce a leggere questi anelli. Invece per quelli più piccoli, come i gabbiani, i cavalieri d'Italia, alcuni limicoli, chiaramente le distanze devono essere più brevi. Però ci sono dei siti in cui si riesce a leggere bene anche i gabbiani, tipo anche il gabbiano corso, una delle specie più rare, che si posa su dei paletti e quindi sono raggiungibili comunque con un cannocchiale così di almeno 60 ingrandimenti. Senti Gabriele Pinna, in questa zona ci sono più di 100 diverse specie di uccelli, censiti 21.000 uccelli, da quello che ho sentito, poi correggimi se sbaglio. Quali sono quelli più rari che nemmeno tu sei riuscito a vedere? Hai visto tutto? Alcuni limicoli non sono riuscito a vedere, però anche perché probabilmente non sono frequenti, te li potrei anche
elencare, ma ne ho visto altri invece abbastanza rari, come il Pilo Pilo Terek o altri così che si vedono molto poco. Però la famiglia delle micole è molto vasta e non tutti transitano nei In nostri queste stagni. zone. Ok. Di importante invece c'è da dire che sono delle specie che frequentano soprattutto gli stagni temporanei, che sono gli stagni satellite dei perimetrali dei grandi stagni, quindi dello stagno di Cavras, soprattutto di Sena Rubia, tutta la zona degli stagni di Marceddì, Torre Vecchia o anche di San Giovanni, sono delle zone che grazie anche ai censimenti che abbiamo effettuato hanno assunto un valore internazionale o comunque sono stati dichiarati zone Ramsar, siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale. Allora, alcuni progetti, purtroppo da noi anche in parte osteggiati, spesso prevedono dei camminamenti, dei percorsi all'interno di queste zone. Però è chiaro che la presenza dell'uomo potrebbe far allontanare queste specie, con la conseguenza che immediatamente perdono di valore, cioè nel senso che alla fine resterebbe acqua e fango. E invece l'importante è conservare queste zone al meglio per poter conservare proprio questa immensa biodiversità. Anche la Convenzione di Ramsar 50 anni fa aveva anticipato la dichiarazione di sostenibilità ambientale. Però l'aveva chiamato un saggio uso del territorio e oggi noi la chiamiamo sostenibilità. E quindi ogni volta che vengono effettuati dei progetti, chiaramente bisogna usare le massime precauzioni prima di poter fare degli interventi che possono modificare questi siti. Anche perché ce ne sono alcuni molto importanti e anche unici. Io penso per esempio agli stagni retrodunali di Mariermi, che sono veramente un patrimonio incredibile, che potrebbero essere anche inseriti nella Convenzione di Ramsar, ma penso per esempio a tutti gli stagni, a tutta la zona di stagni temporanei intorno alla torre, quella restaurata di recente, di Torre Vecchia. Cioè quelle sono zone purtroppo ancora oggi aperte al traffico, nei periodi in cui si asciugano e quindi diventano percorribili. Eppure anche allora, eh sì, poi parliamo anche delle gru, eppure anche allora diventano importanti, soprattutto per la nidificazione di questo piccolo uccello, il frattino, che è diventato un po' il simbolo dei litorali, degli stagni temporanei, è diventato il simbolo della conservazione delle specie, proprio perché molto minacciato soprattutto dagli interventi dell'uomo. Sì, se mi vuoi chiedere Sì. qualcosa sulle gru, possiamo prima vederci il video e poi ne Sì, esatto, parliamo. volevo vedere questo video, poi ci ricolleghiamo con Gabriele, vediamo se sono Sì, riusciti, va insomma, a bene. avvicinarsi al Pollo Sultano, ma alla fine va bene che tenga le sue distanze, insomma, che si possa vedere a distanza, noi probabilmente non riusciremo. Questo è un video, noi inizialmente volevamo portarvi allo stagno di Sale Porcus, perché questo è il momento in cui le gru, che sono qui già da diversi mesi, da fine novembre, giusto? Sì, da novembre. Ripartono. E questo è un Esatto. video che Gabriele Pinna ha fatto qualche tempo fa e volevo farvelo vedere perché è molto bello. Che spettacolo!
Insomma, un bel video di quanti anni fa? È di alcuni anni fa. Prima accennavo all'impegno che ha richiesto questo video. Intanto conoscere perfettamente questa specie, che è un uccello molto bello, voi pensate che è alto 1,20 e può arrivare anche a 7 kg. Ci sono minime differenze tra maschio e femmina, non percepibili comunque. Hanno un'apertura alare che può arrivare anche ai 2,40. Non so, posso continuare a parlare? Cioè, sì, interrompimi quando vuoi. Tranquillamente, tranquillamente. Poi lasciamo gli ultimi 10 minuti ai ragazzi da lì, e alla pace della natura, e ecco, lasciamo il silenzio. Sì, senti, allora... Sì, dimmi. Raccontaci, le gru da dove arrivano? La Sardegna è vero che è uno dei siti in cui si fermano nel Mediterraneo, quindi non hanno altre soste. Raccontaci un po'. E dove vanno, no? Vanno nell'Africa? Allora, intanto le gru che arrivano da noi svernano dalla mese di novembre a marzo. Come data, la data più precoce è quella del 5 novembre, la data più tardiva che abbiamo registrato è quella del 2 marzo. Allora, ogni anno il numero delle gru varia, delle punte massime che abbiamo avuto nel gennaio del 2014, con quasi 1200 gru. Però quest'anno, per esempio, le condizioni climatiche, molto probabilmente particolari, hanno determinato una riduzione del numero. Infatti anche più censitori hanno registrato una presenza di circa 200 gru. Al momento probabilmente sono anche già partite. Questo però può significare anche che con le alte temperature non hanno necessità di scendere molto a sud. Le rotte principali sono una rotta occidentale che interessa circa 240.000 gru e sono quelle che nidificano in Scandinavia, Polonia, nelle regioni baltiche. Queste hanno un percorso che le consente da queste nazioni di raggiungere la penisola iberica, che è la zona di maggior svernamento con anche 250.000 esemplari. Poi c'è una rotta asiatica, che è quella che va molto a est e arriva sino all'Etiopia, quindi anche verso Israele, tutta la parte asiatica. Adesso guarda, non so... c'è una zona, adesso avevo preso un appunto, c'è una zona, una valle israeliana che ospita 90.000 gru, però il dato incredibile è che ospita anche 60.000 pellicani e 600.000 cicogne. Queste, caspita, durante il transito, soprattutto in Libano, vengono proprio in Libano, vengono abbattute migliaia e migliaia di cicogne. Torniamo alle nostre rotte. Poi c'è una rotta che è baltico-ungherese, non so se avete presente la cartina, che arriva, le gru arrivano in Ungheria nel mese di novembre-dicembre, nel Parco Nazionale di Ortobagi, e lì per un certo periodo si fermano. Poi riprendono delle rotte che vanno verso sud, quindi verso il sud Italia, e poi una rotta verso nord, che è quella che praticamente attraversa la parte settentrionale dell'Italia. Infatti le osservazioni delle gru, per esempio in Piemonte, negli ultimi anni sono aumentate notevolmente. Poi c'è un contingente che praticamente attraversa una parte del Mediterraneo e raggiunge Oristano, per poi probabilmente continuare anche verso l'Africa, però un certo contingente si ferma e utilizza lo stagno di Staleporcus come roast, e tutte le zone intorno, ma anche a molti chilometri di distanza, come zone di alimentazione. Roast cos'è, come area di e sosta? Roast è un dormitorio. Dormitorio, ok. Sì, loro cercano di concentrarsi anche con i fenicotteri vicini al centro dello stagno,
un po' si Per sentirsi chiudono protette. per sentirsi protette da possibili predatori. Bello, sono le uniche viaggiatrici in questo momento, le uniche che non hanno limitazioni di transito e sono Sì, anche. probabilmente io penso che siano già partite, No, era una perché. battuta più che altro per i tempi moderni, Ah, Covid, sì. restrizioni, No, cioè, ma tutte queste migrazioni volano stagionali, alto. in effetti, possono subire delle variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche, ai venti e molto probabilmente dopo un aumento che c'è stato negli anni 90 delle gru, grazie a delle misure di protezione, è molto probabile che molte abbiano ripreso anche a percorrere le vecchie rotte conosciute. Cioè, voglio dire, è difficile fare degli schemi in natura, anche sulle migrazioni. Uno studio attento si può fare con i GPS, con gli anelli, però ci sono delle continue varianti nelle rotte migratorie che dipendono da, abbiamo visto, da Giusto. diversi fattori. Grazie Gabriele. Intanto mi collego con i ragazzi nello stagno di San Giovanni, Gabriele Espis e Maria Pala, che ci hanno portato in questi stagni. Lasciamo voi la parola, magari anche al silenzio. E poi una domanda per te, Gabriele, che ti fa un Crecu Fadda online, te la farò dopo. Ragazzi? Ciao, mi sentite? Audio? Riattiviamolo. Ciao Maria. Ciao, eccoci. Cosa mi dici? Allora, il pollo sultano continua a farsi sentire, ma non si fa vedere. La proviamo, vediamo. No, niente. Devo far girare lo schermo, niente, troppo tardi. C'era un volo di aironi. Guardate un po' che colori, qui siamo quasi al tramonto. Abbiamo visto delle pavoncelle in volo. Sentiamo anche lo scoppio di qualche cacciatore in zona. Beh, sì, tornando all'importanza delle zone umide, abbiamo parlato della fotografia naturalistica, il birdwatching, tutte le attività ricreative che si svolgono qua, e il motivo è dato anche dal fatto che il 40% delle specie animali esistenti passano dalle zone umide, una zona di transizione tra mare e terra, e quindi abbiamo la possibilità di trovare qua una ricchissima biodiversità, quindi non solo uccelli, anfibi, mammiferi, insetti. E quindi siamo qua. Allora. Siamo in attesa, ma come per tutte le cose, quei selvatici non si sa mai. Tra l'altro, parlando proprio di attesa, le foto che avete visto delle gru non sono poi così scontate. A volte bisogna veramente stare ore e ore fermi dentro un cespuglio e ci vuole molta preparazione e molto studio E per pazienza. riuscire ad avere lo scatto perfetto, il video perfetto. Un video come quello di prima è un video molto complesso da realizzare, Io non perché bisogna parlerei sapere però di esattamente dove si pazienza. fermano, quando. Passione, Giusto, Gabriele? tanta passione, sì. Che poi viene ripagata dall'attesa. Gabriele, per fare quel video cosa è successo? Per fare quel video. Va bene, intanto l'esperienza degli anni nell'osservazione delle gru, e poi quell'anno in particolare per diverse sere, quindi al loro rientro verso il tramonto, nel tardo pomeriggio, ho cercato di capire da dove provenivano, quindi queste provenivano da sud. Praticamente scendevano sempre un po' verso la stessa zona e mi ricordo che l'avevo individuata perché erano presenti alcune palme e quindi nelle uscite successive avevo notato che preferivano scendere in questi campi aperti, quindi
quindi dove potevano avere una buona visuale. E quindi con Gabriele Respis avevamo deciso di un pomeriggio molto presto di recarci lì per attenderle. Quindi avevamo allestito una postazione all'interno di un cespuglio di lentisco, ci eravamo ben coperti perché ricordo che era una giornata molto fredda e avevamo atteso, mi ricordo, per oltre 2 ore, tanto che mi ricordo abbiamo avuto anche qualche cedimento, perché stare dentro un cespuglio per alcune ore è abbastanza scomodo. Però avevo un po' registrato gli orari e quindi ricordo che a Gabriele gli dissi: beh, insomma, adesso ci siamo, aspettiamo, devono per forza arrivare. E così alla fine è stato. Infatti nel mio video si sentono anche gli scatti di Gabriele e anche così la sorpresa per questa discesa delle gru davanti a noi. E mi ricordo che poi si poneva un problema quasi di natura etica, cioè che se noi, una volta esaurita la luce, fossimo usciti da quel nascondiglio, le avremmo fatte scappare, e forse abbiamo pensato in quella zona non sarebbero tornate. Quindi, siccome siamo molto attenti a queste cose, abbiamo deciso di non uscire sinché loro non sarebbero andate via. E purtroppo questo l'hanno fatto, che ormai era buio. E il freddo era anche molto aumentato e noi eravamo lì, cioè, cercando di sopportare questo freddo veramente gelido. E soltanto quando sono andate via, siamo usciti, abbiamo preso tutta la nostra attrezzatura e dopo una lunga camminata siamo rientrati alla nostra macchina. E quindi, insomma, spesso, tanta sì, pazienza. Sì, a volte mi dicono: ma dove si possono fare le gru? Si guarda all'angolo. A volte, vabbè, la risposta è una risata. A volte no, dico, ci vuole tanta passione, tanta preparazione. Sì, vanno. E oggi possiamo vederle con voi in questo video, tranquillamente seduti a casa. Esatto. Allora, io mi ricollego ai ragazzi. Intanto qui vabbè, ci chiedono, domanda per te Gabriele, se alcuni interventi idraulici futuri dovessero modificare lo stato attuale di questi stagni temporanei, le specie che li frequentano che fine fanno? E poi l'altra domanda è, rispondiamo alla fine, parlando di protezione, quali sono in concreto le azioni di salvaguardia ambientale e a livello operativo che vengono svolte dalle associazioni? Ok? Noi prima ne abbiamo parlato con Gabriele, tutela, divulgazione scientifica, censimenti, eccetera. Rispondiamo magari alla fine a queste due domande in chiusura. Io passo intanto la parola ai ragazzi per non perderli, perché forse hanno visto qualcosa, vedo i movimenti. Gabriele? Sì, stiamo cercando di farvi vedere una nutria, visto che sta attraversando adesso. Quello che vedete di fronte a voi è la foce del rio Mogoro ed è appena passata una folaga e dietro c'è una nutria che sta mangiando dei rizomi. La nutria si ciba di quello, alla stessa alimentazione del pollo sultano. Non so se si vede in fondo, sta attraversando il cannetto. Il cannetto, quel muro che vediamo giù, no? Sì, sì, sì. Quell'acqua che vedete è la foce del rio Mogoro. Ok. Si sono resi conto di voi, immagino, di noi? No. Okay. Non si è manco filato. Ok, tutto tranquillo. Senti, Gabriele, stavo raccontando delle gru. Sì. Questo non è uno stagno dove si possono trovare, giusto? Sale porcus, no. Prevalentemente. Prossimo anno vi portiamo a vedere le gru. È partita una gallinella d'acqua. Scusate, abbiamo qualche problema con la gimbal, con la stabilizzatore del telefono. E no, qui non si vedono le gru, però poco distante da qua è un posto dove si... ecco di nuovo il pollo sultano, dove svernano una quindicina di oche. E anche loro, insieme al gruppo che sta invece nello stagno di Cabras, arrivano qui nei mesi invernali, diciamo, per svernare appunto. Bene. Che pace. Il pollo sultano l'avete sentito o l'avete visto? No, l'abbiamo sentito. Purtroppo non si fa vedere. Mentre che rumore riusciamo fa? A vedere che verso fa? È tipo una...
Io da musicista lo assomiglio molto al suono di un clarinetto. Ok, bene, così la prossima volta lo riconosceremo. No, bello, bello. Sì, c'è una pace e un silenzio, il vento è anche calato, quindi mi sa che in chiusura vi faremo vedere lo stagno di San Giovanni, visto appunto dal bordo di questo, di questa piccola passerella. Tu sei chiaramente su una sponda, no? Sì, esatto. Con i piedi a mollo, adesso ve li facciamo vedere. Ah, con i piedi a mollo? Caspita. Beh, ragazzi, grazie. No, io però per voi immagino sia... No, si sta bene tutto sommato. Io vorrei dire una cosa sul posto dove ci troviamo adesso. Praticamente sino a poco tempo fa lo stradello non era chiuso al traffico e quindi era accessibile liberamente anche al transito veicolare. E invece la lungimiranza del consorzio pesca di Marcedì è stata vincente perché hanno chiuso al traffico delle auto. Innanzitutto è diminuita la spazzatura, anche se ne vediamo parecchie a forze portate dalle fiumare di questi giorni, però intanto adesso si continua, o meglio c'è quest'area di serenità, perché spesso la zona veniva appunto frequentata da come possiamo chiamarli, dagli abbandonatori seriali di rifiuti quali frigoriferi e lavatrici. Invece adesso il posto è pulito, è chiuso, e questo ne dobbiamo dare atto ad Antonio Loi, al presidente, e a tutti i pescatori della cooperativa di Marcedì. Bene. Meno male, c'è ancora da fare un grande lavoro un po' su tutta l'area, no? Degli stagni, anche quelli protetti dalla convenzione Ramsar, dal punto di vista delle discariche, diciamo, abusive, ancora c'è tanto da fare, no? Ritornando appunto a quello che ci chiedono sugli interventi idraulici, eccetera, ricordo che proprio 2 giorni fa è stata stipulata il contratto di costa delle zone umide costiere dell'Oristano. Vi faccio vedere la foto con tutti i sindaci. E questa è una foto, diciamo, di buon auspicio. La vedete? Sì. Ci sono tutti i sindaci dei 10 comuni delle zone Ramsar, degli stagni a protezione internazionale, c'è la provincia di Oristano, c'è il consorzio di bonifica, c'è l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, si sono tutti impegnati per portare avanti delle azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di questi stagni, quindi insomma la promessa è quella di impegnarsi per una gestione integrata e per il rispetto. Quindi su questo, Gabriele, se vuoi aggiungere qualcosa, Pinna? Non so. Riguardo agli interventi idraulici futuri che possono modificare lo stato di questi stagni temporanei e le specie che le frequentano. Sì, noi siamo stati sempre molto preoccupati per gli interventi, l'ho accennato anche prima, mi pare, per gli interventi in queste zone temporanee. Potrei citare, per esempio, il percorso dei Fenici, che non è stato realizzato, che però prevedeva un percorso ciclopedonale nella zona di Mistras, in questa immensa prateria di Salicornia, con tutta una serie di acquitrini che hanno un'importanza fondamentale per le specie acquatiche. E invece non hanno un utilizzo se non quello saltuario, visto del pascolo, per attività umane, attività produttive. E questo per esempio avviene anche, lo dicevo prima, in tutta la zona attorno tra la torre di Marcedì e lo stagno Sempeterno, che è un piccolo stagnetto ma dove si possono osservare svernanti le spatole. Ecco, tutte queste zone, ma potrei aggiungerne altre, tutte quelle, gli stagni perimetrali di Cavras, lo stagno di Zurgutrottu di Arborea, di Senarruvia, gli stagni di San Mariosa, tutti quelli costieri di San Veronmilis. Cioè sono una miriade di piccoli stagni, che però sono degli osservati speciali solo da noi birdwatcher, ornitologi,
E poi la gente magari ci va dentro con le auto, li percorre a piedi, in bicicletta. Ecco, questi sono degli ambienti talmente delicati che dovrebbero essere quelli più tutelati. Noi abbiamo chiesto da anni, io ricordo anche la nostra amica, che purtroppo non c'è più, Giulietta Colusso di Arborea, che lei era critica anche nei confronti dell'associazione, perché diceva, cioè, è possibile che non ci siano delle zone di riserva integrale. Ed è vero, nonostante tutti i vincoli di Ramsar, dei ZIC, delle ZPS, delle riserve naturali, però no, non c'è un vero e proprio vincolo. Voi se andate a Mistra, vedete i fuoristrada, ci sono delle persone che vanno a passeggiare con i cani, altri che fanno kitesurf, altri che fanno il surf nei periodi di secca con quei carrellini, fanno delle esercitazioni per il lancio simulato di canne da pesca. Cioè, voglio dire, c'è una miriade di attività all'interno di questi stagni che mentre la loro forza, la loro importanza è data dalla presenza degli uccelli acquatici, soprattutto gli immicoli. Se questi vanno a scomparire, va a scomparire anche l'importanza di questi stagni. Cioè, rimane acqua e fango. Scusate, ma sono molto critico su Sì. questo Beh, aspetto. comunque immagino che a partire da questo impegno in poi, immagino Scusate, anche. intervengo da San Giovanni. Abbiamo appena incontrato un falco pescatore poggiato. Stiamo cercando di farvelo vedere. Non volevamo interrompere, però. No, no, è per carità. Il falco pescatore te lo puoi permettere. Beh, Eccolo però qua. Gabriele, sai che non vediamo niente, forse dovresti magari il focus, non so, per quello che ne so Ma io. facciamo così, siccome non si vede niente, dovete venire voi, invitiamo tutti, appena finisce Esatto. il Covid, a fare una bellissima passeggiata nello stagno di San Giovanni. Sì, non si vede niente perché forse va lo zoom, comunque lente su lente, quindi è chiaro che c'è poi il riflesso. Ah, lo vediamo. Lo vediamo. Ma è proprio una cosa impercettibile, impercettibile. Grazie, quindi un falco Lo diamo pescatore. per buono. Lo diamo per buono, era lui. Ok. Sì, Allora. confermiamo. Sì, Giulia, scusa. No, Sì, vai, voglio, non, la seconda domanda invece era. cosa fate in sostanza le associazioni per la salvaguardia ambientale a livello operativo? Le associazioni, parliamo della LIPU, parliamo anche di altre associazioni, cosa fanno? Beh, sicuramente io credo che tanta educazione, anche partendo dalle scuole, per dare consapevolezza al territorio di quella che è l'importanza di queste aree, perché spesso non si è consapevoli di quello che uno ha in casa, e tanta mediazione. E poi chiaramente anche pareri tecnici, poi non so adesso come sì, sono stati fatti tantissimi interventi anche di pulizia, perché purtroppo, come diceva Gabriele, molti di questi stagni vengono utilizzate come discariche, lo sono state, insomma, e comunque sono da gestire. Quindi ancora c'è tanto da fare sicuramente. Come LIPU? Allora, come LIPU, intanto la LIPU è un'associazione molto specializzata, quindi noi ci occupiamo anche di censimenti, siamo nel gruppo sardo di ricerca del falco pescatore, abbiamo collaborato nei censimenti anche fuori zona per il grifone. E quindi la nostra attività è quella di sensibilizzazione, anche attraverso una pagina Facebook. Però adesso abbiamo un accordo, una convenzione alla firma con l'Agenzia Forestas, con uno scambio così di pareri sulle attività che anche loro svolgono nel nostro territorio. Quindi siamo quasi dei consulenti tecnici e questa collaborazione avviene già da tempo e adesso verrà suggellata da questa convenzione. Abbiamo anche una collaborazione con quasi tutti i comuni di Maristanis. Però direi che quella molto importante è la nostra collaborazione con MedSea, di cui siamo attraverso BirdLife International, siamo dei partner. E quindi, per esempio, abbiamo fornito i dati molto importanti, lo accennavo prima, del censimento del Fratino, che è una specie molto importante.
è un indice di salute del territorio, perché il frattino nidifica negli arenili, nelle spiagge, negli stagni temporanei. E in una ricerca, in un censimento fatto percorrendo centinaia di chilometri lungo le coste da Sarchitu sino a Piscinas, abbiamo raccolto tutti i dati, mi sono occupato di scrivere insieme a Marco Gustin, che è il responsabile specie conservazione della LIPU nazionale, abbiamo fatto questa relazione che abbiamo presentato a Medsi, dove abbiamo elencato appunto i dati, anche in rapporto agli anni passati, delle presenze del frattino, ma soprattutto per ogni sito censito abbiamo anche indicato le minacce e anche chiaramente delle soluzioni. Quindi sono dei lavori che ci impegnano parecchi e parecchio anche per mesi. Certo. E poi tu accennavi prima anche soprattutto al lavoro di sensibilizzazione che ci ha portato per esempio a un ottimo rapporto di collaborazione con i pescatori della cooperativa di Sant'Andrea, quella che gestisce lo stagno di Senarruvia. Con loro ci scambiamo spesso così delle informazioni. Loro sono intervenuti anche con la citata Agenzia Forestas anche per fare degli interventi che avevamo chiesto nel loro stagno, e di questo chiaramente li ringraziamo per questa collaborazione. Benissimo. Intanto, tra l'altro avremo loro proprio la prossima settimana in un'altra diretta dagli stagni, a cura proprio del pescatore della cooperativa Sant'Andrea Senarruvia e Friends of Maristanis, che è un gruppo, un cluster di imprese turistiche che si sono impegnate per la riduzione degli sprechi idrici, degli sprechi d'acqua, e insomma si cerca di fare rete. Sicuramente Maristani sono dei progetti che sta mettendo insieme sia dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche che dal punto di vista delle associazioni che dal punto di vista del mondo scientifico che dal punto di vista delle imprese, okay? Perché bisogna comunque dialogare insieme. Il contributo della LIPU è assolutamente indispensabile, perché questa è una zona che abbraccia una biodiversità davvero molto importante, di cui spesso non si è consapevoli. Quindi questo evento è fatto anche per questo. Intanto mi collego, ti ringrazio Gabriele Pinna di questo contributo molto interessante, poi vi manderò il video. Mi scuso con tutti per i problemi di condivisione dello schermo, ma qualcosa insomma oggi è andato un po' storto. Per il resto mi riaggancio a voi dallo stagno di San Giovanni, Gabriele Espi, Safni e Maria Pala, mezzie guida escursionistica ambientale. Stavate cercando di farci vedere il falco pescatore, giusto? La foto? Esatto, sì, dalla foto dal telefono di Maria. Adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo visto con il cannocchiale. Aspetta, facciamo così, un attimo. Questo me lo date a me così lo pubblico. È una foto fatta dal cannocchiale col cellulare. Bello. Lui, noi non sappiamo c'è da che è sbagliare. Lui. Ma si riconosce anche. Che Tipica, bello. si posa sul Queste sono palo. Le zampe, queste lunghe? È poggiato su un palo. Ah, è su un palo, ok. Questa è la mia conoscenza. Hai bisogno di uscire un po' di più. Era una gru falco. Un gru falco. Eh sì, ho bisogno di ripassare avevo l'album delle figurine forse della LIPU negli anni 90. Provo a vedere se la ritrovo, ma Giulia, noi ti dobbiamo salutare perché inizia a piovigginare. Quindi poco fa si vedeva un bellissimo tramonto davanti a noi, che ora è stato offuscato dalle nuvole e fra poco arriva l'acqua. Ok, Laggiù quindi c'è una gazzetta di fronte a noi, ma da allontanato, niente. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio, correte via, da San Giovanni è tutto, linea a voi. Ok, grazie ancora Gabriele Pina, Gabriele Espis e Maria Pala. Ci vediamo per il prossimo appuntamento, la prossima settimana di sabato mattina.
mattina, approfondimento su archeologia e geologia degli stagni a cura di Alfonso Stiglitz, Barbara Sanna e Roberta Sanna. A breve vi pubblico l'invito e poi nel pomeriggio alle 3:30 anteprima e apertura della Torre di Marceddì, recentemente ristrutturata, insieme al Comune di Terralba, al Sindaco e all'Assessora. Vi ringrazio, agli Yaller Sardegna e poi tanti altri, comunque vi pubblico tutte le informazioni, sono sulla pagina di facebook.com/maristanis. Ok, grazie a tutti, buona domenica. Buona serata a tutti. Ciao.